Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Si avvicina la telecamera, possa avvicinare. Allora, io vorrei dedicare una bella canzone che fa così. Prendo la mia chitarra. Non ha... Eccola qua. Mi aumento un po' il volume se ce la faccio. Voilà. Non mi vedo. Voilà. E derivo. Perché ho aumentato? Perché ho aumentato, si vede solo la mia faccia. Allora gli abbasso un'altra volta. Così si vede la mia chitarra e dirò, la devo prima accordare, è un po' difficile, ping ping pom ping pom 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 ping pom ping pom 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 ping pom. Si vede la mia testa, si vede la mia testa? Drum, drum. Oh Salvini, oh Salvini, tu hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo. Oh Salvini, testa di cazzo, hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo. Mojito. O Salvini, hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo, o Salvini, o Salvini. Hai rotto il cazzo, tu la rega te t'acchiappa e t'attacca. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Avete capito? Avete capito? Adesso io mi voglio fare una bella mangiata di sushi che ho fatto. Non è che mettere. Aggiustiamo, questa è bella la diretta, attenzione. Certo che tagadà, 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 tagadà. Ho fatto una bella trasmissione. Allora, questo è il sushi che ho fatto io. Eccolo qua. Quindi l'ho fatto con il tonno. Fresh. E poi ci sono le medagliette di... dimenticare il nome del pesce. Quindi io che cosa faccio? Metterò la soja sul piatto. No, completamente, direttamente, completamente. Quindi per fare sushi normalmente ci vuole un riso che incolla. E allora, noi assaggeremo, ma non mi posso avvicinare, non potrebbe funzionare. Non posso avvicinare, cameraman. Cameraman. Bobby, vieni qua. Abbassa un po', vieni qua. Così sono più bello. Allora, io posso prendere il sushi. Eccolo qui. Facciamo il primo assaggio avec le medaglion. Se ci riesco.
Questo col tonno. Niente male. Mettiamo un altro po' di soja. Speriamo che non mi sento male. Questi sono i medaglioni. Non nell'ostrica, quella più grande, non so come si chiama, ma è buonissimo. Mojito. Scusate, avete visto Salvini? Mojito mo. Mojito mo a fanculo. Beh, complimenti. Non so. Cioè, per fare il sushi a casa costa su per giù 7-8 euro. Perché bisogna acquistare del riso, adesso qui il riso mi si è scassato, non fa niente. Questo col tonno è buonissimo.
Very good, very good. Oh. Allora io do finito, mojito, io darei un consiglio: per fare il sushi prendere il riso gallo forse che incolla, poi comprare del tonno congelato, dei pezzetti di tonno, tagliarli stile giapponese, no? Delle fettine fine, poi fare specie di polpette con la mano, a bagnarsi un po' le mani, fare questo sistema, appoggiare un dito per schiacciarlo, scusate, sempre di più, cambia anche la voce, ed è buonissimo. Perché il congelato è fresco. Se voi per esempio andate al mercato e comprate, acquistate il pesce, e poi magari lo mettete in frigo dopo due o tre giorni per fare i sushi, non va bene. Il congelato è fresco, freschissimo. Perché prima di tutto toglie tutti i batteri, come si dice. Scientificamente parlando, e poi magari con un bicchiere di mojito. Allora, questo che ho messo a forma di pesce è un succo a base di pesce, non so come fanno, forse lo fanno infracidare dentro dei grandi secchi e poi fanno la sauce, il succo soia, ma è buonissimo perché è salato, perché i giapponesi, soprattutto i cinesi, gli piace molto salato, e quindi hanno creato questo sushi, e glielo consiglierei alla Lega, visto che sono tutti dei magnoni alle spalle degli italiani. Che hanno mangiato, hanno bevuto col mojito. Cioè, vi rendete conto? Voi non dovete votare la Lega, dovete votare il sushi, che è buonissimo, perché nelle parti orientali la cucina è molto leggera, è talmente leggera che poi vi viene fame e magari fare una bel panino alla bolognese, cioè con la mortadella alla Prodi.
Vabbè, in poche parole, mi sono scritturato a Sanremo perché voglio cantare la canzone per Sabino. La dedico a lui, giusto per dargli un po' di energia. Questo pappone, a Napoli si dice oricchione, ombre merde, testa di cazzo, si dice testa di cazzo, no, si dice a Roma. Testa di minchia, si dice in Sicilia, in pugliese, hai rotto pomodoro, insomma tutte queste cose qua. Perché faccio questo video? Perché voglio andare contro, perché non mi piace, a me il fascismo non mi piace. Le persone che approfittano questo pezzo, quello secondo me quando va a cagare puzza, ma fa una puzza, una di quelle puzze proprio. È una fogna. Vabbè. Comunque, che cosa vi devo dire? Mojito. Questa è la sigaretta alla Mojito. Non è perché non so che quale video devo fare. È perché mi sono rotti i coglioni. Questi selfie, questi pollice in su, quando Salvini fa questi cazzo di video di merda, Calenda, questi frocioni per il fatto dell'Ilva, sicuramente si sono inventati qualcosa, sicuramente. Sicuramente si sono inventati qualcosa. Om è merda. Comunque ricevo tanti messaggi dalle parti dei leghisti, sicuramente, non mettono il loro nome. Sei un vecchio brutto, fanatico, stronzo. Io sono fanatico, per le persone giuste, oneste, sono fanatico. Vedo nello schermo della mia Panasonic Allegra. Però filma bene questa. Vi rendete conto lo sbaglio che fa un italiano quando va a votare? Vi rendete conto? E io insisto, perché secondo me uno che è sfegatato, uno che è innamorato per l'onestà, tutti noi ci uniamo e facciamo un video contro questa Lega, proprio razzisti al 100%. E se deve fare, mi è rimasto il riso, si sente. Poi appuntamento con il dentista, devo mettere tre denti, mi devono incollare. Perché il dottore mi ha detto non bere troppo mojito. È morito, non è manco italiano con tutta quella schifezza che ci mettono dentro. Questo è morito, vino italiano, pugliese. Allora che cosa vi devo dire? Se guardate questo video andate direttamente sulla pagina di Facebook. Se volete abbonarvi, abbonate, schiacciate sul bottone abbonato, fate quello che volete. Perché questo è il mio modo di esprimermi, che per cui io cerco labialmente parlando italiano. Così barbuto italiano, capito? Mangia il pomodoro. Ma il sushi chi l'ha inventato? Il napoletano. Il sushi l'ha inventato il napoletano. Perché il napoletano, quando all'epoca, tanti anni fa, all'epoca di Totò, che non avevano niente da mangiare, quello che pescavano vicino alle scogliere, vicino alla riva del mare, avevano talmente fame che mangiavano il pesce crudo e c'avevano ragione. Io ho mangiato le sardine crude e sono buonissime, magari con un po' di melone, un sale alla salviviana.
eccetera. E c'è un piccolo problema. Le persone che non credono il video che faccio io, semplice, alla pappagona, per cui ci sono persone che ridono e io gli rispondo sì, se sono fesso sono un pezzo di merda, magari il video l'ha visto. È giusto o no? C'è un corallino là? No, è una mosca. Avete capito? Perché? Perché per sorpassare questo ips razzismo che c'è, dovete venire sul Facebook, dovete scrivere dei commenti brutti a sto stronzone, vaccone. Perché quando guardo una delle sue foto proprio puzza. Altro, come fanno il succo di soia in Giappone, che mettono a marcire la soia stesso, o i dei pesci, non so come lo fanno, però puzza ancora peggio, puzza ancora peggio, veramente proprio. Non credete le cazzate che dice, perché racconta tante cazzate. Sicuramente sull'Ilva ne faranno video. Lui farà un selfie, un video, come dice lui, acquistato. Il menù caro per avere più voti costa 2,50 euro. Se vai in un sito che... E che cosa vi dico? Se fanno Berlusconi presidente, allora là le palle me le taglio. Perché siamo arrivati ad un punto, noi emigranti italiani, per colpa loro, che ci siamo rotti il cazzo. Hai capito, Salvini? Hai rotto il cazzo. E il cazzo è... Perché non ti preoccupare, Salvini. Ci sono degli informatici, dei professionisti che ti spazzano via in un minuto, ma non lo fanno. Prima raccolgono e poi ti spazzano. Hai capito, ricchio? Tu sei un ricchio. Voilà, puttaniere. No, nemmeno puttaniere, perché è troppo classico. Si nomme merda. Home de merda. Dovrebbero fare un detersivo indegressante, cioè che non pulisce, perché se fai il detersivo col tuo corpo, sicuramente quando vai alla macchina ci metti lo sporco, veramente. Ciao pezzo di merda, mi raccomando, quando vedete questo video dice mi abbono. Io sono contento, poi scrivete i commenti, scrivete quello che cazzo volete, perché io prendo e spazzo via i commenti brutti. Ciao, arrivederci. Alla prossima!